sciopero al PAM, dopo aver costruito l'iniziativa di blocco delle casse, proseguiamo in questa giornata di mobilitazione che chiede la chiusura, la revoca del pacchetto di liberalizzazioni che consente l'apertura domenicale. E proseguiamo a destra, davanti a tutti quei grandi catene, a tutti quei grandi negozi che durante la domenica tengono aperto, costringendo chi ci lavora dentro a lavorare anche nel giorno che dovrebbe essere il giorno libero, a costringendo a piegarsi alla volontà di un governo e di una società che ci vuole lavoratori 7 giorni su 7 e consumatori 24 ore su 24. Di esserlo e di farlo, ma non vogliamo neanche farlo, vogliamo rivendicare i nostri tempi di vita, i nostri tempi di libertà. E continua l'iniziativa dopo lo sciopero della spesa al PAM nel centro della città per dire no alle aperture domenicali. Torniamo davanti ai negozi, alle grandi catene che di domenica tengono aperto sfruttando appunto il lavoro dei propri dipendenti, costretti nella crisi a non potersi rifiutare di lavorare. Continua lo sciopero della spesa oggi nella giornata di domenica, un altro dei negozi che tengono aperto la domenica è lo Zenis. Che tiene aperto la domenica, che è il Zenis, e lo conosciamo molto bene, perché l'abbiamo visto anche a Roma, cosa hanno combinato, quando le lavoratrici credevano il diritto a sciopero, il diritto a non lavorare la domenica. E si sta denunciando questo che è il lavoro delle grandi catene che impongono il lavoro della domenica. Che di riposo, che è sempre stata intesa come giornata libera, dove un lavoratore può prendersi il tempo per curarsi i rapporti affettivi, relazionali o per semplicemente per riposare. Ecco, noi siamo qua e stiamo girando tutti quanti i negozi di quelle grandi catene di distribuzione che impongono alle commesse, ai lavoratori e alle lavoratrici di lavorare la domenica. E stiamo chiedendo a tutti quanti di oggi di non fare la spesa o di non fare compere ai negozi che tengono aperti la domenica, come The Zenis, come il PAM e come tanti altri che in centro a Padova oggi sono aperti. Perché crediamo che la domenica sia un giorno che deve rimanere libero da qualsiasi tipo di rapporto di lavoro e di sfruttamento. Per denunciare lo sfruttamento, per denunciare le aperture domenicali, per denunciare il lavoro della domenica da parte delle commesse, costrette dalle liberalizzazioni a dover lavorare. L'iniziativa sta continuando dentro la Rinascente con gli striscioni e i cartelli. Le proprie passioni e i propri hobby e non essere costretti a lavorare. È inaccettabile. Le liberalizzazioni sono inaccettabili. Tutte quelle norme del governo Monti che vogliono imporre. E si sta facendo un giro dentro la Rinascente. Un concetto del lavoro non degno. Un concetto del lavoro 7 giorni su 7. L'individuo è soggetto del proprio essere, dei propri tempi di vita e vuole vederci tutti noi consumatori 24 ore su 24. A queste logiche ci opponiamo e oggi rivendichiamo lo sciopero della spesa, rivendichiamo lo sciopero del lavoro. Ed ecco un nuovo negozio, un nuovo luogo dove parlare di sciopero della spesa in questa giornata domenicale. Più sfruttato, che si rifiutino le liberalizzazioni del governo Monti che costringono decine, centinaia di commesse anche la domenica a lavorare. Dentro una società che ci vuole sempre più consumatori continuamente nella nostra vita, dentro una società che lavora come un qualcosa di completamente non degno. La domenica si riposa, la domenica non si lavora. E allora, oggi stiamo facendo visita a tutte le grandi catene, perché tra le altre cose sono le uniche che ci possono permettere di tenere aperto la domenica.
sono le uniche che si possono permettere di tenere aperto e sfruttare quel lavoro, di tutte quelle commesse, di tutti quei lavoratori che non vengono assunti con un orario festivo solo per la giornata del fine settimana. E sta continuando nei negozi l'iniziativa di sciopero della spesa oggi. Un'iniziativa che ha avuto il senso di dire cosa? Il senso di dare un segnale preciso contro la logica sempre più imperante, che è quella di considerare il tempo di vita come o tempo di lavoro 24 ore su 24 o come cittadini consumatori sempre 24 ore su 24. In tempi in cui si sta mettendo in discussione anche buona parte dei diritti acquisiti, è chiaro che vanno respinti questi tentativi appunto di allargamento dello sfruttamento all'intera settimana di lavoro. Per cui un'iniziativa di questo tipo che sia molto importante, perché dà un segnale preciso sulla necessità di lottare per respingere i tentativi di far tornare indietro sulle conquiste avute. Ho lavorato qui in Italia, che ha buttato noi tutti fuori, però la PS sta dicendo che si tiene il centro pulito. Però vada in centro, tutti sbocca, mi metti in difficoltà con sei figli. Dove è iniziata l'iniziativa di oggi, lo sciopero della spesa. Ci salutiamo, ma un saluto che è solo un arrivederci, perché finché il pacchetto di liberalizzazioni e le aperture domenicali non verranno ritirate, torneremo al PAM e in tutti quei posti che tengono aperto la domenica sfruttando il lavoro delle commesse e dei lavoratori. E in più vogliamo aggiungere e ricomunicare questa cosa. Siamo partiti da qui, dal PAM, rivendicando lo sciopero e parallelamente lo sconto del 50% sui prodotti di prima necessità. Perché oltre allo sfruttamento del lavoro, qui si tratta anche dello sfruttamento di tutti quegli individui costretti appunto ad essere consumatori 24 ore su 24, con prezzi sempre più incrementati, con prezzi sempre maggiori, mentre i beni di prima necessità dovrebbero essere scontati, dovrebbero essere accessibili. E oggi volevamo lo sconto per donare quei beni, donare quelle merci a tutti coloro che ne hanno bisogno, come i tre lavoratori che oggi sono qui con noi, dell'APS, licenziati perché si sosteneva che non c'erano più soldi, mentre bastava un taglio piccolissimo di quei faraonici stipendi dei dirigenti per mantenere il lavoro di queste tre persone, per mantenere una dignità delle loro famiglie. E allora ribadisco, questo è solo un arrivederci. Alla prossima, grazie a tutti.